Massaggio del perineo. Che cos'è? A cosa serve? Quando si esegue in gravidanza? Come si fa il massaggio al perineo? E olio per il massaggio del perineo. Queste sono le domande cui Maria Chiara Ostetrica darà una risposta esaustiva e utilissima per tantissime donne in gravidanza e nel postparto. Ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo. Io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico e fondatore di IULE, centro materno infantile in provincia di Monza e Brianza. Io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi, ostetrica indipendente, accompagno le donne e le famiglie in tutto il viaggio verso il percorso nascita, dalla gravidanza al dopoparto, all'allattamento e primi mesi insieme. A Milano, a domicilio, in studio e online. Dove, per esempio, troverete il videocorso proprio di Maria Chiara, verticale sul pavimento pelvico, all'interno del quale ci sarà anche proprio un massaggio al perineo ancora più approfondito. Ora, bando alle ciance, iniziamo dalla prima domanda. Che cos'è il perineo e a che cosa serve il massaggio al perineo? Allora, dovete immaginare che il nostro bacino è aperto sulla sua parte inferiore per rispondere alle nostre funzioni fisiologiche e perché deve fare una serie di cose nell'arco della nostra vita, ma è sostenuto, è chiuso, sorretto da una serie di strutture, di fasci nervosi, muscolari che si intrecciano, un'anatomia architettonica veramente meravigliosa. E questa struttura fondamentalmente che chiude il nostro bacino si chiama pavimento pelvico, o in alcuni casi lo chiamiamo anche perineo, perché ha senso prenderci cura del nostro perineo soprattutto in gravidanza e in vista del parto, perché questa zona farà una trasformazione tra le più importanti che avvengono del nostro corpo, ed è chiaro che se in qualche modo la prepariamo a fare questo lavoro per cui è già studiata, riuscirà a farlo in maniera più facile affinché non ci siano traumi e problematiche. Quindi il massaggio del perineo ha senso farlo, gli studi ci dicono che è efficace se fatto correttamente e in un certo modo. Benissimo, domanda successiva. Quando eseguire il massaggio al perineo durante la gravidanza? Allora, il massaggio ovviamente ha senso ed è efficace nel proteggere il pavimento pelvico dal rischio di lacerazioni gravi o dal rischio di subire episiotomia, il cui approfondimento troverete in un video dedicato proprio sull'episiotomia. Dunque, il massaggio lo faremo almeno dalle 34 settimane di gravidanza, questo sempre, almeno una volta al giorno per 5-10 minuti. Gli studi ci dicono che se fatto con queste tempistiche, con queste modalità, è realmente efficace. Quindi ecco, ci porta via pochi minuti al giorno. È utile che noi lo eseguiamo in una posizione comoda in cui il nostro pavimento pelvico è rilassato, perché l'obiettivo del massaggio al perineo è chiaramente quello di rilassare, aprire questa zona in modo tale che le fibre siano in qualche modo allenate e preparate all'apertura per accompagnare il passaggio del bimbo. Quindi potrebbe essere una posizione utile quella simile accovacciata, forse quando siamo sedute sul bidet, oppure sdraiata a letto con le gambe piegate, oppure ancora con l'aiuto del nostro compagno, che in questo modo potrebbe scoprire come toccare, leggere l'evoluzione del corpo della sua donna ed entrare in contatto in un senso proprio di aiuto, di efficacia. Benissimo, andiamo ora alla domanda successiva. Come si fa, come si esegue il massaggio al perineo? Allora, intanto dobbiamo scoprire dov'è questa zona del tutto nuova del nostro corpo, mediamente sconosciuta. Quindi immaginiamo che nel corso della gravidanza avremo fatto una visita di valutazione del pavimento pelvico con un'ostetrica, un professionista specializzato in salute del pavimento pelvico, perché è importante farla, e quindi sapremo su quale zone andare ad agire. Fondamentalmente quelle strutture centrali del nostro perineo tra vulva e ano, quindi non lavoriamo su nessuno di questi due punti, ma sul punto centrale su cui andremo a fare delle compressioni. Le unghie corte, le dita pulite, il dito va in perpendicolare. Non farà questo perché degli stimoli improvvisi fanno sì che il muscolo si contragga. Invece a me interessa aprire, rilassare, distendere. Quindi sarà fondamentalmente questo, cioè compressioni lente e profonde senza lasciare la presa, per almeno 10 volte. Punto centrale del perineo. A questo punto andrò a fare invece degli scivolamenti laterali, che non sono scivolo sulla cute, ma premo
vado a lavorare idealmente sul muscolo, quindi molto sotto alla pelle, e poi stiro verso un lato e verso l'altro, movimenti lenti, anche qua almeno una decina di volte, ma non ci piace che stiamo lì a contare 1, 2, 3, ma un numero alto di volte per lavorare bene sul nostro corpo. Dopodiché andiamo a disegnare dei semicerchi, siamo sempre dal centro del nostro perineo e ci muoviamo verso un lato a salire e verso l'altro a salire, quindi semicerchi stirando i tessuti dei muscoli perineali per una decina di volte. A questo punto, se ce la sentiamo, se non abbiamo fastidio, se non abbiamo sensazioni strane, e soprattutto non dobbiamo aver paura, possiamo proseguire con la seconda parte del massaggio, che invece è un massaggio interno. Non dobbiamo fare grandi cose, ci basterà inserire una falange del nostro dito appena dentro l'introito vaginale, quindi possibile per tutte le donne. Fondamentalmente noi entriamo dalla forchetta, ultimo la parte inferiore della nostra vagina, e appena dentro l'introito vaginale andiamo fondamentalmente a esercitare una contropressione, cioè laddove prima spingevamo dall'esterno verso l'interno, ora faremo al contrario, dall'interno verso l'esterno. In base alla posizione sceglieremo il dito più comodo. 10 compressioni e poi lascio. Altra cosa che ci è richiesto di fare è sempre dall'interno, quindi inserisco appena dentro l'introito vaginale una falange del mio dito e andrò a fare degli scivolamenti a livello di semicerchio sulla parete interna della vagina, cioè vado a fare questo come se andassimo a strecciare, ad allungare tutte quelle fibre che poi il nostro bambino sicuramente streccerà e allungherà durante il suo passaggio. Ultimo step, e poi avete finito di fare il vostro massaggio sulla parte superiore del canale vaginale, anche qua verso l'interno andiamo a disegnare dei semicerchi, anche qua con grande attenzione perché questa è una regione molto sensibile, senza sentire fastidio, ma andiamo a dare un po' delle sollecitazioni meccaniche nel senso della distensione. 5-10 minuti vi è richiesto per fare tutto questo lavoro. Benissimo Maria Chiara, ora ultima domanda, olio per il massaggio al perineo. Sì, allora ovviamente se aggiungiamo a il beneficio meccanico proprio del massaggio in sé anche l'utilizzo di un olio rende tutto più facile, perché non abbiamo l'attrito del movimento sulla pelle e abbiamo anche il beneficio dell'azione dell'olio, quindi potete usare un olio di mandorla, un olio di calendula, qualsiasi olio vegetale, se lo dovete scegliere prendete l'olio di perico ricco di fitoestrogeni che rendono i tessuti, le cellule più elastiche, o scegliete proprio un olio specifico per il massaggio al perineo, che di solito è un mix di tutti questi oli. Benissimo, tante cose che non sapevo. Allora, che dire, grazie mille in primis a Maria e Chiara per tutte le informazioni veramente esaustive e utilissime per tantissime donne in gravidanza. In secondo luogo, grazie a voi per essere arrivati con noi e per averci seguito finora. Vi invitiamo a venirci a trovare sul nostro sito web dottorsilva.it e matteosilvaosteopata.com, dove troverete decine di videocorsi, tra cui quello sul pavimento pelvico e il massaggio al perineo molto più approfondito, ma anche sul corso preparto multidisciplinare e tantissimi altri videocorsi per favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Vi invitiamo a lasciare un like se vi è piaciuto questo video, a iscrivervi al canale perché ne arriveranno di video veramente super super super, e ci vediamo nel prossimo video.